Il film di Julian Schnabel, The Eternity's Gate, ha il merito di tornare a parlare di una figura come quella di Van Gogh, dopo che molti altri autori nella storia del cinema l'avevano fatto. Basti ricordare Alain René, Maurice Pialat, i film di Minelli e molti altri, o anche il recente Loving Vincent. Il pregio del film di Schnabel è di riuscire a dare un aspetto contemplativo a questa figura di Van Gogh e soprattutto a mettere in luce le confessioni di Van Gogh, confessioni familiari con il fratello Theo, confessioni artistiche e anche confessioni religiose, aspetti che non erano sempre emersi con questa forza al cinema nei film pregressi su Van Gogh. È un film di grande forza contemplativa, ha delle musiche che aiutano in questa visione quasi ipnotica, a spirale, che ruota attorno al personaggio di Van Gogh. Le musiche di Tatiana Lisovskaya sono davvero efficaci, ma soprattutto è efficace il modo di osservare questa realtà del passato da parte di Schnabel e di farci capire, cosa di imprescindibile valore, come Van Gogh fosse al corrente di non essere in linea con la propria epoca. La sua opera era un'opera destinata all'eternità, destinata ad un tempo che non era soltanto quello dell'immanenza, ma era un tempo, come dice il titolo, appunto, che apriva le porte verso l'eternità. E questo credo sia il suo principale valore.